Una comunità in bianco e nero e quella raccontata dagli scatti di Pico per tutti il fotografo di Riccione. Volti, luoghi iconici, personaggi che ripercorrono la storia della città dagli anni 50 agli anni 80, dalle feste patronali al boom del turismo balneare, dal Fortunale che nel 64 mise in ginocchio la spiaggia al fenomeno dei saccopelisti. 49 scatti scelti tra le centinaia di migliaia di foto dell'archivio di Pico, che a 13 anni iniziò la gavetta come ragazzo di bottega per diventare fotografo professionista e lui stesso, con il suo sorriso riservato e lo sguardo attento ai dettagli, un pezzo importante della storia di Riccione. Beh, io ho cominciato in negozio quella volta. Ho avuto la disgrazia che mi è morto il padre, avevo 5 anni, eravamo 3 fratelli, miseria che sì. E cosa ho fatto? Che mia madre, se no io avrei fatto il marinaio, come tutta la mia famiglia, solo che cosa è successo? Che mia madre cercavano i bambini, quella volta i ragazzini, da imparare i mestieri. Io a 12 anni mi ha messo nel negozio lì. E ho fatto la bellezza di 70 anni sempre in quel negozio. E più che andavo avanti, più che mi innamoravo di sto lavoro. La sera andavo a fare le fotografie al Savioli, a Villa Alta, tutti i suoi locali. E dirò che da lì piano piano mi si è messo sto lavoro di fotografie nella testa come fosse chissà cosa. Poi l'importante era quello che di andare a casa, di portare sempre la fotografia. Le foto in mostra fino al 6 novembre a Villa Mussolini testimoniano le trasformazioni di una città in continua evoluzione, ma che continua a essere ancorata alle sue radici. In quegli scatti si percepisce l'amore che da sempre Pico ha per Riccione, che oggi festeggia il centenario. Quando uno parla male di Riccione mi viene solo che sto zitto, perché dico pure Riccione per me è stato tutto. Io dirò solo che tanti auguri e spero di vederlo sempre meglio, di vederlo quelli che rimangono, perché ormai con 93 anni circa.